Satriano, la strada Notarmelli continuerà a rimanere chiusa. Il sindaco di Satriano, Massimiliano Chiaravallotti, risponde all'istanza pervenuta sulla situazione che versa ormai da anni sulla strada Notarmelli a Satriano Borgo e dice anche se si concluderà il primo lotto non sarà facile circolare su quell'arteria. Sentiamolo ai nostri microfoni. La vicenda della strada Notarmelli è una vicenda abbastanza conosciuta nel territorio e soprattutto qui a Satriano. È una situazione particolare quella della strada Notarmelli che è crollata per la seconda volta nel 2007-2008. No, 2009 crollati, i lavori sono stati fatti qualche anno prima. I lavori fatti qualche anno prima per l'esito negativo che poi hanno avuto, ci sono ancora delle cause in corso. Tra il comune, i tecnici, la ditta che all'epoca fece i lavori, ma quei lavori erano costati 1 milione e 7. È vero che l'amministrazione Androsi ha preso un finanziamento nel 2017, quindi stiamo parlando di un crollo nel 2009, finanziamento preso quasi 10 anni dopo, quindi non un finanziamento immediato dell'opera, proprio a star a significare i tempi che ci sono tra la nascita di un problema e la sua risoluzione. Un finanziamento però di 1 milione e 2, 1 milione e 2 che non prevede, non sono 1,2 milioni di lavori, perché questo 1,2 milioni va tolto i costi della progettazione e i vari costi che ci sono all'interno di un finanziamento, l'IVA che incide molto sui lavori, calcolando anche che tra il 2007 e il 2024 sono passati 27 anni, non sono somme che possono essere paragonate. Oggi i lavori sulla Notarmelli ammontano a 780 mila euro. Capite bene che con 780 mila euro di lavori nel 2024 rispetto a 1,7 milioni del 2007 non c'è proprio paragone. Quindi questo è un intervento che anche quando sarà completato, è vero che i lavori sono fermi, vanno avanti a singhiozzo, ma anche quando sarà completato questo lotto, la strada non sarà comunque aperta. Per forza di cose, non è possibile con 700 mila euro fare un lavoro che 20 anni prima era costato 1,7 milioni. Ma tant'è che nella progettazione che è stata fatta nel 2019, mi sembra, proprio in virtù dell'importo non sufficiente a completare l'intera arteria stradale, il progetto è stato diviso in due lotti, primo lotto e secondo lotto. Quindi quello di cui stiamo parlando oggi è solamente il primo lotto, che ho sentito la ditta, io già, ma la sento periodicamente. Ci sono state delle varie problematiche nel corso di questi 3 anni, 2 anni e mezzo, che sono iniziati i lavori. C'è stata una variante progettuale che è stata approvata dopo 6-7 mesi da parte della Regione, perché sul dissesto idrogeologico e su questo tipo di intervento c'è il commissario straordinario. Questi non sono fondi che gestisce direttamente il Comune, ma sono fondi regionali. Anche i pagamenti per i vari stati di avanzamento dei lavori li fa direttamente la Regione. Diciamo che il Comune è un ente che fa da tramite a tutta la situazione. Come dicevo, quindi ci sono state delle varianti progettuali, poi è un intervento non semplicissimo da fare, è una strada che è crollata 2 volte, quindi capite bene che non è un intervento da prendere alla leggera, quindi ogni volta che emerge nel corso dei lavori anche una piccola problematica, i tecnici fanno molta attenzione sul modo di intervenire o a valutare delle eventuali modifiche, proprio perché è una situazione delicata e non è un intervento semplice. Per chi passa, vede magari che il cantiere è sempre fermo, che i lavori vanno a rilento. Però di fatto su quel cantiere qualche settimana fa è stato fatto uno stato di avanzamento dei lavori per quasi 300 mila euro, quindi significa che poco meno della metà dell'intervento è stato realizzato. A occhio nudo ovviamente non si vede perché gran parte dell'intervento iniziale ha riguardato delle perforazioni, dei fissaggi ai muri, quindi delle lavorazioni che a occhio nudo non si vedono, ma che sono fondamentali poi per il buon esito dell'intervento complessivo. Nelle prossime settimane sicuramente riprenderanno i lavori e sicuramente con un passo più spedito. Noi da parte nostra ci siamo impegnati, oltre a sollecitare la ditta a riprendere i lavori, ai tecnici, a risolvere ogni problematica nel più breve tempo possibile, che però ovviamente non sempre è semplice da fare, a ricercare altri finanziamenti. Abbiamo fatto delle richieste di finanziamento anche per il secondo lotto, quindi siamo in attesa anche di avere informazioni su questi finanziamenti richiesti. La speranza è quella di ottenere il finanziamento nel più breve tempo possibile in modo da completare l'opera, magari proprio ricominciare, anche cominciare il secondo lotto, magari proprio al termine del primo lotto, in modo da non inficiare anche il lavoro fatto finora che sarà fatto nelle prossime settimane. Quindi quella della Notarmelli è una situazione un po' particolare.
Ci auguriamo che nel più breve tempo possibile possano essere completati questi lavori, che però, lo dico chiaramente, non saranno sufficienti alla riapertura della strada. Quindi chi si aspetta che nel momento in cui la ditta termina i lavori possa passare con la macchina su quell'arteria stradale, assolutamente no, perché va completato ottenendo un finanziamento per il secondo lotto e completando anche quell'intervento. Quindi se prima non c'è il finanziamento del secondo lotto e il completamento dell'intervento del secondo lotto, il primo lotto non ha nessuna utilità a livello, è utile ovviamente perché è un finanziamento ottenuto, è una parte dell'opera che viene completata, però non è utile alla risoluzione della problematica. Quindi bisogna avere pazienza, sulla strada non tremendi bisogna avere pazienza, è un problema che abbiamo ereditato, di cui ci siamo ovviamente giustamente fatto carico, ma sapendo che non sarebbe stato un problema di facile risoluzione.